Ciao a tutti, sono fuori da un cinema, adesso sono venuta qui a guardare Bohemian Rhapsody. Sono appena stata a mangiare in un sushi ottimo, che mi è piaciuto un sacco. E da questo momento in poi qualche cosa cambierà, nel senso che sono stata convocata agli Europei Master di marzo. Ed è la seconda volta che vengo convocata. Però questa volta insomma, sono chiaramente ho delle buone, ottime possibilità di vincere l'oro, però mi piacerebbe vincere anche qualche record. Questa la vedo abbastanza dura, però ci si prova. E quindi adesso per un po' di tempo metterò video dei miei allenamenti, perché è la cosa principale che farò durante la giornata, sempre quando non lavoro, e faccio la personal trainer, ma mi occupo anche, come sapete, di malattie rare e abbastanza particolari. Quindi quando non lavoro mi alleno. Quindi vi terrò aggiornati su quello che sto facendo proprio questa lunga corsa. Non farò altre gare perché il mio coach non me le fa fare, ma non avrebbe neanche senso farle. Cioè, potrei andare a fare la gara di stacco per prendermi il record master precedente mio, e vado a prendere il mio record. Ma anche no. E quindi invece mi dedico completamente all'europeo. Vediamo come va. È abbastanza difficile lavorare sui miglioramenti, perché ho già avuto la botta iniziale dei miglioramenti, perché io sono un atleta anagraficamente non giovane, ma dal punto di vista della preparazione e della dedizione a questo sport, sì, sono giovanissima, nel senso che le concorrenti mie fanno gare da sempre. Quindi io invece da paio d'anni cambiano le cose, cambia tanto. Quindi l'incremento iniziale l'ho avuto, adesso sono in una fase di stasi. Vediamo che cosa si riesce a recuperare in questo europeo. Vi terrò aggiornati. Ciao a tutti. Senza intro, senza niente, ciao, così è un video nudo e crudo.